tutti e benvenuti nell'appuntamento pomeridiano dello Spazio MEF. Sono Marilisa Mondelli, mi occupo di marketing e comunicazione in Consip, la società partecipata che gestisce il programma di razionalizzazione degli acquisti per conto del MEF. E nell'incontro di oggi parleremo proprio di procedure degli acquisti. Con me c'è il mio collega Gianluca Ialongo e con lui avremo modo dopo di andare a vedere proprio alcune procedure telematiche su acquisti in rete, la piattaforma di procurement della pubblica amministrazione. Partiamo subito con quello che è uno dei claim più utilizzati in questa edizione del Forum PA, innovazione per la resilienza, proprio perché siamo convinti che la trasformazione digitale possa rappresentare un grande strumento di supporto per l'azione che l'amministrazione deve compiere per far fronte all'emergenza, come l'emergenza di questo periodo. In questo momento, difatti, alla pubblica amministrazione è richiesto un grande sforzo e tra i molteplici ambiti c'è anche quello della gestione degli acquisti. L'amministrazione si trova difatti a gestire non soltanto gli acquisti ordinari per l'erogazione dei servizi, ma anche tutti gli acquisti che sono necessari per far fronte al periodo di emergenza e gli acquisti che saranno necessari, che dovranno essere messi in campo per l'attuazione delle linee di intervento previste dal nuovo decreto rilancio. Il decreto rilancio, infatti, prevede una serie di linee di intervento, molte delle quali interessano proprio la pubblica amministrazione. Quindi andiamo dalla semplificazione amministrativa alla digitalizzazione, alla ristrutturazione degli edifici pubblici. Ecco quindi che acquisti in rete può essere proprio lo strumento di supporto dal momento che su acquisti in rete sono già presenti una serie di iniziative in tutti gli strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni, quindi iniziative già pronte sulle convenzioni, sugli accordi quadro, sul sistema dinamico e anche sul mercato elettronico. Nell'incontro di oggi vogliamo focalizzarci proprio sul mercato elettronico, in quanto l'ampiezza delle merceologie presenti nei diversi bandi del mercato elettronico copre buona parte degli acquisti sotto soglia che dovranno essere fatti in attuazione delle linee di intervento del decreto rilancio. Ad esempio, in ambito sanitario, sono previsti interventi per la ristrutturazione dei pronto soccorso, per l'acquisto di apparecchiature o nell'ambito dell'istruzione. Anche in questo caso abbiamo una serie di lavori di manutenzione che dovranno essere messi in campo per rendere gli edifici scolastici pronti alla riapertura a settembre. O infine anche in tutto l'ambito informatico. Anche in questo caso alle pubbliche amministrazioni, a tutte le pubbliche amministrazioni è richiesto di dare una grande spinta alla digitalizzazione, quindi non soltanto per le proprie attività lavorative, ma anche per i servizi. Nell'ultimo, insomma, intervento della Dadone ci ricordava che uno degli obiettivi a cui punta la pubblica amministrazione è quello di raggiungere il 60% dei dipendenti pubblici in smart working già a partire da gennaio 2021, un obiettivo quindi molto sfidante che richiede grandi interventi sia in termini di acquisizione delle apparecchiature sia in termini proprio di espansione della banda larga. E tutto questo quindi può essere fatto attraverso il mercato elettronico. Il mercato elettronico quindi può essere proprio uno strumento di supporto per facilitare e accelerare l'azione della pubblica amministrazione in questo momento. Ma vediamo più in dettaglio quali sono le procedure di acquisto possibili sul mercato elettronico. Le modalità di acquisto quindi sono prevalentemente due: l'ordine diretto e la richiesta di offerta. L'ordine diretto, con il quale la pubblica amministrazione può acquistare direttamente da catalogo un bene o un servizio, accettando quindi le condizioni già fissate e prestabilite. Con la richiesta di offerta, invece, la stazione appaltante può andare a negoziare le condizioni sia economiche che contrattuali, chiedendo ai fornitori uno o più fornitori di presentare la loro offerta. Sul bando beni, tutte le categorie merceologiche prevedono sia la possibilità di acquisto con ordine diretto, sia la possibilità di negoziazione con richiesta di offerta. Nel bando servizi, invece, abbiamo alcune categorie per le quali sono previste entrambe le modalità e alcune per le quali è possibile solo effettuare richiesta di offerta, fino ad arrivare al bando lavori, dove invece abbiamo soltanto la possibilità di negoziare tramite richiesta di offerta. Quindi nell'incontro di oggi andremo proprio a fare un focus su queste procedure negoziali, quindi sulle RDO e sulla trattativa diretta, andando a vederle direttamente sul portale Acquisti in Rete. Passo la parola a te, Gianluca. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti.
Ora andiamo direttamente a vedere quindi sul sistema, la cosa migliore a questo punto, come si opera e come è possibile quindi andare a gestire questo tipo di negoziazione. Allora, nell'ambito del mercato elettronico potete avere queste informazioni sia da loggati che da non loggati. L'elemento fondamentale è andare a vedere, rispetto alla merceologia che si vuole acquistare, il capitolato tecnico o il capitolato d'oneri, per andare a individuare la scheda tecnica da utilizzare per fare l'acquisto. Cerco di farvela più semplice, vedendolo è molto più facile di quello che possiate immaginare. Andiamo sul portale acquisti in rete, come pubblica amministrazione abbiamo tra le altre apposite sezioni apposto l'acquista, perché vogliamo acquistare. Il nostro obiettivo è di vedere e fare degli acquisti nell'ambito del mercato elettronico, quindi banalmente andiamo su mercato elettronico. Poi alla fine della sessione di oggi vedremo velocemente come andare a vedere anche tutto il materiale di supporto che abbiamo a disposizione. Ora, abbiamo cliccato quindi su acquista mercato elettronico. Abbiamo l'elenco dei bandi del mercato elettronico, cioè gli stessi che Marilisa prima vi ha fatto vedere nell'apposita chart. Quindi abbiamo l'elenco dei bandi dei lavori, l'elenco del bando beni e del bando servizi. C'è una distinzione da fare. Il bando beni e il bando servizi sono divise in aree merceologiche o categorie merceologiche specifiche, mentre invece i bandi lavori, come vedete, hanno un ambito direttamente più individuabile. Quindi la prima cosa da fare qual è? Individuare qual è l'ambito che vogliamo in qualche modo aggredire. Io vorrei farvi un esempio con tutti e tre i tipi di bandi, proprio per farvi vedere come può funzionare il mercato elettronico. Vedrete che la procedura è sempre la stessa per tutte le varie merceologie che su cui andremo a lavorare. La differenza è l'individuazione della scheda tecnica. Partiamo con i bandi lavori. I bandi lavori sono tutti strutturati allo stesso modo. Se noi entriamo dentro, cliccando su uno di loro, entriamo nella loro vetrina. Dalla vetrina abbiamo tutta una serie di informazioni. La principale sono le categorie di riferimento attraverso cui possiamo acquistare. Poi vi farò vedere che materialmente andremo a cercare la specifica scheda tecnica cliccando Crea RDO. Poi ve lo farò vedere poi andando, vedete, cliccando direttamente qua. Intanto però vi voglio far vedere dove trovate la documentazione di riferimento. Tutti i bandi lavori hanno un capitolato d'oneri che riguarda ovviamente tutto il bando e le specifiche categorie di riferimento. E quindi trovate tutte le informazioni nel capitolato d'oneri. Leggermente diverso è il discorso per il bando beni e per il bando servizi. Vi faccio vedere rapidamente e poi vi do un accenno ai vari capitolati tecnici. Nel bando, sono entrato nel bando beni, ho l'elenco di tutte le categorie merceologiche d'acquisto. Come vedete sono 18, sono molto parlanti, da questa tendina abbiamo la possibilità di vedere, quindi cancelleria, arredi, abbiamo l'informatica, elettronica, telecomunicazioni, cioè abbiamo degli ambiti che sono già come intorno facilmente individuabili. All'interno della vetrina abbiamo delle informazioni in più, quali le modalità di acquisto, per esempio, cioè lo specifico modo in cui possiamo acquistare per questa categoria, ordine diretto, vedete, richiesta di offerta, trattativa diretta. Questo implica che in alcuni casi, come per i lavori, invece abbiamo solamente richiesta di offerta e trattativa diretta. Queste informazioni che qua trovate riassunte, dove le troviamo? Sempre all'interno della specifica vetrina di categoria, perché sono tutte racchiuse all'interno del capitolato tecnico, oppure qui in fondo dove avete da una parte il capitolato d'oneri dei prodotti, cioè l'ambito delle regole di tutto il bando, poi lo specifico capitolato tecnico che invece riguarda i dettagli delle regole da seguire per quanto riguarda lo specifico ambito che abbiamo scelto. Ora, rapidissimamente, vi faccio vedere che assolutamente analogo al bando beni abbiamo per il bando servizi. Entriamo dentro, prendiamo il primo che ci capita, per esempio servizi auto, foto e video, o possiamo prendere servizi agli impianti, è uguale. Anche qua in modalità di acquisto possiamo vedere le metodologie con cui possiamo acquistare, vedete qua non abbiamo l'ordine diretto ma abbiamo richiesta di offerta e trattativa diretta, all'interno abbiamo il capitolato tecnico. Ok. Ora, detto questo, quindi il percorso dove trovare i capitolati tecnici, ve lo ripeto giusto
per praticità, è dal portale in generale, anche semplicemente dall'home page non loggati, da acquista entrando in mercato elettronico, poi scegliendo il bando di riferimento a cui siete interessati, cliccando dentro e poi entrando materialmente nella categoria. Ok? Dentro trovate il capitolato tecnico. Vediamo come sono strutturati questi capitolati tecnici. Ora, i capitolati tecnici dei bandi lavori, vi ho aperto per praticità, scaricandolo in anticipo in modo da non farvi perdere tempo, due bandi giusto per farvi vedere che sono strutturati allo stesso modo, le manutenzioni impianti e manutenzioni edili. A cosa bisogna stare attenti? Cioè dove vediamo l'elemento principale che ci fa capire che cosa possiamo acquistare attraverso questo bando? Banalmente, nel capitolati dei capitolati d'onere dei bandi lavori troviamo tutto al primo punto, oggetto e ambito di applicazione. Qui trovate, adesso ve lo evidenziate per praticità, ovviamente non li troverete evidenziati nei capitolati tecnici specifici, l'elemento di riferimento, possa essere OG, possa essere OS, per cui possiamo acquistare con una descrizione in generale. Poi vi farò vedere le specifiche schede tecniche che saranno appunto relativi a questo elemento che possiamo acquistare, come sono strutturate e che ci consentiranno quindi di esprimere il nostro requisito per l'RDO o la trattativa diretta che vorremmo lanciare. Velocemente, anche per il capitolato d'onere di impianti è la stessa cosa, questo per farvi capire che tutti i capitolati d'onere dei lavori sono strutturati allo stesso modo. Vedete, andando al punto 1 direttamente, abbiamo una maggiore articolazione perché abbiamo 3 OG di riferimento con OS di riferimento per l'OG11, però ecco, il concetto è lo stesso. Quindi nei capitolati dei lavori, sostanzialmente già al primo paragrafo, troviamo tutte le informazioni che ci servono per individuare l'ambito di acquisto che noi dobbiamo, che possiamo perseguire. E cosa c'è in tutto il resto? Ci sono le varie regole che riguardano la possibilità di acquisto, soprattutto e anche la possibilità di partecipazione dei fornitori a questo bando, perché come sapete è un mercato ristretto dove per partecipare tutte le imprese devono necessariamente richiedere un'abilitazione e rinnovare determinate dichiarazioni almeno una volta l'anno. Detto questo, andiamo a vedere un capitolato del bando beni e di uno del bando servizi per farvi vedere invece che qui ci sono differenze. Perché? Qui, soprattutto, lo vediamo nel bando, questo qui è un bando di arredi. Ho pensato di far vedere anche, per esempio, adesso c'è parecchia attenzione nell'ambito delle scuole per il discorso degli acquisti che possono essere effettuati in vista appunto del nuovo anno scolastico. Qui il discorso è diverso perché possiamo fare anche acquisti direttamente con ordine diretto. Quindi vuol dire, facendo acquisti di ordine diretto, che sono anche i fornitori che predispongono un proprio catalogo, lo espongono e danno la possibilità alle pubbliche amministrazioni di scegliere, e se il prodotto offerto risponde alle caratteristiche dell'esigenza della PA, acquistarlo direttamente. Per fare questo l'articolazione è leggermente diversa. Come facciamo a capire cosa si può acquistare a questo punto? Non abbiamo più tutto un oggetto nell'ambito del paragrafo 1. Qui però abbiamo un valore aggiunto forse anche maggiore. Abbiamo fatto uno sforzo in più. Vedete al paragrafo 3, di solito lo trovate nei capitolati tecnici dei bandi beni e servizi, o il paragrafo 3 o il paragrafo 4, l'associazione di tutte le tipologie di prodotto o di servizio acquistabili rispetto alla categoria che stiamo esaminando con il CPV di riferimento. Cos'è il CPV? Il CPV è un codice identificativo stabilito a livello europeo che identifica proprio gli acquisti che può effettuare una stazione appaltante, quindi una pubblica amministrazione, per le sue esigenze. Ovviamente il CPV è citato, come saprete, anche nell'ambito del codice degli appalti. Lo sforzo che noi abbiamo fatto è di mettervi a disposizione in tutti i capitolati tecnici dei bandi beni e dei bandi servizi l'abbinamento del codice CPV con la tipologia di prodotto di servizio acquistabile. Ora, a fronte di queste tipologie di prodotto acquistabili, vi torno un attimino sull'indice in modo che possiate capire ancora meglio, che cosa possiamo fare? Possiamo da una parte acquistare per lo specifica tipologia di prodotto che vogliamo prendere. Allora, immaginiamo appunto
dobbiamo prendere delle sedute, dei tavoli, un qualcosa che serve appunto, vi dicevamo, adesso volevamo vedere per le aule scolastiche. Noi adesso abbiamo per esempio tavoli allievi, che cosa sono? Sono i banchi sostanzialmente che adesso sono un po' sotto la lente di ingrandimento fra distanziamento, dimensioni, acquisti, eccetera, eccetera. Nel capitolato tecnico voi troverete la tipologia di prodotto che magari volete acquistare, per esempio appunto tavoli allievi o tavoli da disegno, il CPV di riferimento che è mappato direttamente dalla Comunità Europea. Se noi andiamo a vedere come è strutturato all'interno del capitolato tecnico, quindi avete visto, cliccato, mi ha portato direttamente nel punto esatto, abbiamo direttamente la scheda tecnica che noi possiamo utilizzare per esprimere il nostro requisito, oppure che il fornitore può utilizzare per presentare il proprio prodotto. Che cosa vuol dire? Abbiamo delle schede tecniche specifiche per tipologie di prodotto che quindi servono per acquistare questo specifico prodotto e solo questo. E lo possiamo dettagliare, questo vedremo poi fra poco, che possiamo dettagliare questo requisito direttamente a video sul nostro sistema, cioè nell'ambito del portale acquisti in rete, nella procedura di acquisto. Quindi che vuol dire? Ho bisogno di tavoli? Cerco la tipologia di prodotto di riferimento, vedo qua sul sistema attraverso il codice CPV o attraverso la denominazione che si chiama tavoli allievi e poi lo andrò a cercare per poter vedere se ci sono prodotti offerti per fare un ordine diretto oppure per creare io un RD, una trattativa diretta per chiederlo. Ci siamo resi conto ovviamente che magari in alcuni casi non c'è bisogno di acquistare un unico prodotto, ma più tipologie di prodotto. Che cosa può succedere quindi? Che ci rendiamo conto che a livello pratico magari invece di costruire il requisito per 10, 15, 20, 100 tipologie di prodotto direttamente a video sarebbe più opportuno utilizzare una documentazione, quello che è il classico capitolato tecnico a livello di gare standard. Quindi come ovviamo, come riusciamo a gestire questa cosa? Facendosi riferimento sempre a tutti i CPV che sono elencati nel capitolato tecnico, perché vi ricordo che è possibile acquistare nel mercato elettronico solo le tipologie di prodotto e di servizi, e quindi CPV elencati nei vari capitolati tecnici, solo quelli e non altri che non sono presenti. Allora, abbiamo creato una relazione con una scheda tecnica specifica che, mappando i CPV previsti nel capitolato tecnico, ci consente di fare acquisti, vedete, per tutti i CPV di riferimento associati. Quindi in questo caso avremo una scheda tecnica che si chiama Ready, che avrà poi una dicitura a latere particolare come scheda di RDO per fornitura a corpo, che mi consentirà di acquistare quindi una pluralità di tipologie di prodotto. Una tale pluralità che ovviamente mi porterà a esprimere il requisito non a video, perché sarebbe problematico ovviamente scrivere direttamente a video tutte le caratteristiche di progetto di prodotto, ma attraverso documentazione, quindi un documento che potete creare autonomamente. Ora, questa cosa che noi che adesso abbiamo visto nell'ambito del bando beni, l'abbiamo allo stesso modo nel bando servizi. Se noi presentiamo come riferimento servizi di pulizia agli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti, vedrete che la struttura è la stessa. Al massimo, come vedete in questo caso, avremo l'elenco dei CPV non al paragrafo 3 ma al paragrafo 4, ma poi vedete che la denominazione è la stessa, quindi bisogna andare a trovare l'elenco dei codici CPV di riferimento, abbiamo tutti i vari servizi di pulizia e un paio di paragrafi dopo abbiamo il riferimento dell'associazione dei CPV alla scheda tecnica che mi consente di acquistare la pluralità di tipologia di servizi, perché qua stiamo in una categoria di servizi che mi interessano. Ovviamente li dovrò dettagliare a parte. Ora, l'unica cosa che dovete stare attenti è che nell'ambito dei capitolati del bando servizi, in alcuni casi, questo sì, potete avere anche delle schede specifiche per tipologie di servizio, quindi basterà andare qua per andare a vedere il dettaglio. Ecco, come vedete abbiamo immediatamente il dettaglio di riferimento, vi darò poi un riscontro anche sul sistema per farvi capire che stiamo veramente parlando della stessa cosa, oppure potremmo non averle, cioè avere un riferimento solamente con schede di RDO per fornitura a corpo, che invece ci consentiranno di esprimere il requisito con documentazione. Quindi tornando
e facciamo poi esempi pratici a quello che ci aveva detto Marilisa Mondelli, il discorso qual è? Da una parte abbiamo quindi dei bandi che sono il bando, i bandi lavori e una metà circa delle categorie del bando servizi che hanno la possibilità esclusivamente di effettuare RDO, cioè richiesta di offerte e trattative dirette, e invece tutte le categorie del bando beni e metà del bando servizi che invece hanno la possibilità di effettuare l'ordine diretto, e questo comporta anche una maggior possibilità di lavorare su prodotti specifici. Detto questo, io sono già entrato nel portale con un profilo da punto istruttore che ha la possibilità di creare un RDO, e io questo voglio farvi vedere adesso, e vorrei farvi vedere la procedura per creare e predisporre un RDO con schede tecniche di tutti i bandi. Questo per farvi vedere che la procedura è sempre la stessa e diventa quindi fondamentale la scelta della scheda tecnica che, come vi ho fatto vedere, parte sempre dall'individuazione del CPV nell'ambito del capitolato tecnico di riferimento, perché poi vi farò vedere proprio che andiamo a cercare il nome che abbiamo trovato nel capitolato tecnico direttamente al sistema. Ora, ovviamente, l'impostazione che può dare un punto istruttore è la stessa che può dare un punto ordinante, che è il titolare della spesa, che poi dovrà pubblicare l'RDO. Che cosa facciamo per mettere a... Il primo step qual è? Quello di individuare la scheda tecnica e metterla a carrello. Quali sono i passaggi da fare? Si va in acquista, mercato elettronico, iniziamo a mettere una scheda tecnica di un bando lavori. Qui è molto semplice perché le schede tecniche dei bandi lavori sono sempre molto poche. Quindi se noi entriamo, per esempio, manutenzioni edili, il passaggio è lo stesso per tutti i bandi, che cosa facciamo? Andiamo direttamente in Crea RDO. Ora, ci presenta già direttamente le schede tecniche a disposizione. Come vedete, per edili addirittura la scheda tecnica è una sola, quindi è facilmente individuabile. La selezioniamo e clicchiamo su Crea RDO. Che cosa succede? Andiamo direttamente a porre la scheda tecnica a carrello. Ok, non so se avete notato, forse sono andato un po' troppo veloce, ma adesso ve lo faccio rivedere con un altro bando. Quando abbiamo scelto questa scheda tecnica, a fianco c'era una I, che vuol dire non c'è legato dietro un catalogo, la possibilità di catalogo da un fornitore, ma è possibile esclusivamente fare delle RDO. Vediamo la stessa cosa per quanto riguarda beni, e su beni vi farò l'associazione sia a una scheda tecnica, chiamiamo la scheda RDO per fornitura a corpo, cioè quella che mi consente di acquistare una pluralità di tipologie di prodotto, sia una scheda tecnica specifica. Siamo entrati nel bando, quindi anche senza andare, anzi non abbiamo più bisogno di andare a vedere dentro le vetrine delle singole categorie, abbiamo già studiato il capitolato tecnico, andiamo su Crea RDO. Allora, abbiamo detto che vogliamo acquistare per esempio una pluralità di tipologie di prodotto per arredi, allora abbiamo visto che la scheda tecnica, scheda RDO per fornitura a corpo di arredi, partiva proprio che si chiamava arredi. Quindi noi scriviamo arredi qua, il sistema che cosa fa? Mi mette a disposizione tutte le schede tecniche con questo nome. Riconosco che c'è quella fornitura a corpo per arredi perché me la inserisce, apro la tendina e vedo che ce l'ho a disposizione. Allora, laddove trovate la I vuol dire che non è prevista la possibilità di avere un catalogo per questa scheda tecnica, perché giustamente ad essa sono associate una pluralità di CPV, quindi vuol dire di tipologie di prodotto. Per un ordine diretto noi dobbiamo avere l'individuazione certa della tipologia di prodotto, anzi del prodotto specifico, e quindi ovviamente di uno CPV specifico di riferimento. Quindi noi la selezioniamo e facciamo anche qua Crea RDO, la troveremo nel nostro carrello. Per farvi vedere la differenza, vado molto velocemente, con un prodotto specifico, andiamo sempre su beni, Crea RDO, abbiamo visto che sul capitolato tecnico c'era la dicitura tavoli arredi, scusate, tavoli allievi, quindi scrivo tavoli, inizio anche solo mettendo la A, vedo che mi presenta solamente due elementi, me li vado ad aprire.
post mortem forse non è quello che sto cercando, arredi scolastici sì, infatti trovo la scheda tecnica del capo e allievi. Che cosa significa? All'interno di questo box basta che voi mettete anche solo una parte del nome della scheda tecnica, il sistema ve la presenta. Quindi, ve lo ripeto, l'importante è individuare nell'ambito del capitolato tecnico il CPV e la denominazione della scheda. Come la trovate sul capitolato tecnico, basta andare all'interno del box Crea RDO, inscrivere esattamente il nome come si presenta e quindi l'andrate a trovare. Se noi adesso qua facendo, vedete, c'ho l'indicazione tavoli allievi e c'ho vai a catalogo. Cliccando su vai a catalogo, in questo caso, visto che è una scheda specifica di prodotto, atterrerei sull'elenco dei prodotti offerti direttamente dai fornitori, per cui posso effettuare un ordine diretto. Ok? In questo caso voglio farvi vedere il dettaglio della scheda specifica, anche per farvi vedere che risponde a quello che abbiamo visto nel capitolato tecnico, e clicco su Crea RDO per metterla a carrello. Ora, la procedura è sempre la stessa, adesso parlerò però giusto per correttezza vi faccio vedere che la stessa identica la cosa l'abbiamo nell'ambito del bando servizi, quindi andiamo nell'ambito del bando servizi, ci clicchiamo sopra, andiamo anche qua in Crea RDO e vi ho fatto vedere il bando della pulizia, quindi so che la scheda tecnica, l'abbiamo visto prima insieme, ha dentro la sanificazione, quindi inizio a scrivere sanificazione, ma come vedete basta anche molto meno, e quindi a questo punto la posso selezionare per mettermi a carrello anche la scheda tecnica. Ora, a questo punto abbiamo individuato le nostre schede tecniche. L'individuazione della scheda tecnica è il momento fondamentale per poter partire sia per un RDO che per una trattativa diretta. Il percorso è assolutamente identico in entrambi i casi. Sempre questo dovete fare. Come avete visto, l'abbiamo fatto indipendentemente dai bandi. Quindi da adesso in poi, quindi l'unica cosa è scegliere la scheda tecnica che effettivamente volete utilizzare, adesso la procedura è assolutamente identica. Vi spiego un attimino questa schermata prima di creare la nostra RDO. Che informazioni ho? Il nome della scheda tecnica, il bando e la categoria di riferimento. Se avessimo preso un prodotto offerto da un fornitore nell'ambito di un ordine diretto, avremmo trovato valorizzato anche queste due colonne. Avremmo avuto il nome del fornitore e il prezzo specifico per il prodotto, che a quel punto non è più generico ma specifico, cioè non è il tavoli allievi generico, ma ha una sua individualità perché è specificata dal fornitore. Adesso invece saremo noi, con la procedura che andiamo fra poco a vedere, a specificare il dettaglio di quello che andiamo a acquistare. Ovviamente nel caso di prodotto specifico preso dal catalogo, qua avremmo avuto il tasto per poter effettuare l'ordine diretto. Ora, è verosimile che voi agiate sempre nell'ambito dello stesso bando e della stessa categoria. E io adesso però vi metterò nella stessa RDO tutte queste schede tecniche perché voglio farvi vedere proprio visivamente la differenza, per farvi capire proprio come gestirle. Vedrete che la gestione è identica per quella fornitura a corpo e per quella del bando, le bandi lavori, e leggermente diversa per prodotti o per servizi specifici, cioè per le schede tecniche di singolo prodotto o singolo servizio. L'importante è che voi vi ricordiate che c'è un vincolo rispetto alla partecipazione dei fornitori in base alla categoria oggetto dell'RDO. Potranno partecipare, quindi in prospettiva essere invitati a partecipare all'RDO o alla trattativa diretta, esclusivamente fornitori abilitati alla categoria di riferimento, quindi arredi, lavori di manutenzione edili, piuttosto che servizi di pulizia degli immobili, piuttosto che ancora arredi. Ovviamente potranno partecipare in RT, in consorzio, eccetera, eccetera. Lì però voi lo dovete sapere. Detto questo, l'abbiamo selezionato, facciamo Crea RDO, banalmente. Ora, ovviamente poi avremo nel supporto guide, troverete apposite guide a vostra disposizione per tutto quello che vi sto dicendo. In eventi e formazione avrete modo poi di vedere specifiche sessioni di formazione online che noi eroghiamo mensilmente nel mese di agosto, nei filmati, le registrazioni delle sessioni stesse. Poi vi ci porto dopo per far vedere. Intanto, rapidamente, come è strutturata un RDO? Questa è la parte denominazione parametri, in cui impostiamo
come vogliamo che gestire le regole di questa RDO, che è una piccola gara, una richiesta di offerta. Dobbiamo dare una denominazione. Ora, adesso io metterò Forum PA 2020, ovviamente voi metterete un qualcosa che da una parte la identifichi per voi, banalmente gara per l'acquisto di arredi scolastici, eccetera, eccetera, e che sia un minimo parlante anche per i fornitori che potranno andare a visionare e decidere se partecipare o meno. Vi ricordo che nella RDO non c'è nessun vincolo per il fornitore di partecipazione, mentre nell'ordine diretto invece ci sono dei vincoli di accettazione. Non è un dato obbligatorio il RUP responsabile 1 del procedimento, perché nella fase dell'RDO per il sistema la responsabilità è in capo al punto ordinario. Abbiamo un'alternativa nell'invito dei fornitori, cioè possiamo impostare l'RDO o come aperta, vuol dire che potenzialmente tutti i fornitori del mondo hanno la possibilità di prendere visione dell'RDO, decidere se partecipare o meno. Per presentare offerta dovranno necessariamente essere abilitati, però state dando a tutti la possibilità di partecipare. Selezionare invece gli operatori economici da invitare vuol dire che nell'ambito delle categorie merceologiche oggetto dell'RDO, cioè di cui avete inserito la scheda tecnica, potrete scegliere, attraverso dei filtri a disposizione che cercherò di farvi vedere in questa sessione, come andare a invitare i fornitori. Quindi andiamo a scegliere fra i fornitori o a sorteggiare fra i fornitori abilitati al momento del lancio dell'RDO. La imposto ad inviti in modo da farvi vedere questo passaggio, che sennò non sarebbe presente nella procedura. Abbiamo due alternative per la formulazione dell'offerta economica. Valore economico vuol dire che vogliamo un valore economico monetario, 70.000, 40.000, 50.000 euro, come ritorno di offerta da parte del fornitore. Percentuale di ribasso vuol dire che invece vogliamo una percentuale di sconto, 10, 15, 5. Per cento di sconto rispetto alla quantità che noi andremo a indicare. Non ci sono differenze di procedura da questo punto di vista, se non il fatto di come verrà espressa l'offerta economica da parte del fornitore. Nel nostro esempio utilizzeremo il valore economico. Criteri di aggiudicazione. Possiamo decidere che questa RDO verrà aggiudicata al prezzo più basso, quindi guardando esclusivamente l'aspetto economico, oppure offerta economicamente più vantaggiosa. Vuol dire che non solo andremo a valutare l'aspetto economico, ma andremo a valutare anche l'aspetto tecnico-qualitativo. Questo automaticamente implica che dovremmo indicare ai fornitori, cioè almeno rendere conoscibili, i criteri di assegnazione dei punteggi tecnici, in modo che i fornitori si possano regolare. E l'imposterò in questa cosa che vi farò vedere in questo momento a offerta economicamente più vantaggiosa, in modo tale poi da farvi vedere al volo le differenze, a spiegarvele almeno a voce. Codice univoco, allora, come vedete gli elementi obbligatori finiscono qua. Cosa abbiamo? Il codice univoco ufficio IPA, il codice a 6 cifre che identifica la pubblica amministrazione nell'ambito del sistema SDIP e la fatturazione elettronica. Non è obbligatorio, però è ovvio che all'aggiudicatario poi andrà indicato per consentirgli di inviarci la fattura elettronica, che è obbligatoria per legge. Abbiamo l'indicazione del soggetto stipulante, che all'inizio almeno coincide con il punto ordinante, qui ovviamente c'è un nome fittizio. È possibile modificarlo fino al momento della stipula, e poi c'è l'indicazione della stazione appaltante, cioè di chi siamo noi. Impostate quindi nel nostro esempio con valore economico e offerta economicamente più vantaggiosa, facciamo salve e procedi per vedere gli altri step che dobbiamo materialmente completare. Abbiamo 6 step in questo caso, perché abbiamo l'invito dei fornitori. Se avessimo fatto un RDO aperta ne avremmo avuti 5. Il primo punto è la parte amministrativa, cioè noi qui in allega documenti, per esempio possiamo allegare documenti amministrativi di gara. Che cosa significa? Nel caso la gara avesse più lotti, adesso nel nostro esempio io ho impostato un lotto solo, e, perché non, quello che possiamo impostare per un lotto vale per tutti i lotti. I documenti amministrativi, tipo le regole della gara o di accessibilità, si propagano per tutti i lotti successivi. Tutta la documentazione che andremo a richiedere o a caricare qui quindi ha una valenza amministrativa. In richiedi documenti, infatti, il sistema ci propone come facoltativi gli elementi relativi a RTI consorsi piuttosto che relativi all'avvalimento. Se volete li potete togliere, ma sono quelli generalmente sempre richiesti. Possiamo chiedere altri documenti
dandogli una descrizione, volendo allegando un facsimile, fra le modalità di invio principalmente abbiamo telematico, piuttosto che lo vogliamo telematico con firma digitale. Consiglio che vi diamo è sempre di lasciare il sì su invio congiunto da parte di operatori riuniti, in modo che in caso di RT o consorsi una possa allegarlo per tutti, e decidere se può essere obbligatorio o facoltativo uno o più documenti ammessi, questo qui a seconda delle vostre esigenze. Dovete necessariamente prima aggiungere il documento e poi fare salva e procedi. Adesso non me l'ha preso, lo rinserisco subito, facciamo telematico, lasciamo obbligatorio, facciamo aggiungi. Vedete, qui non ho la possibilità di scegliere la tipologia di richiesta, mentre invece avrò questa possibilità nello step successivo per il singolo lotto. Vedete, faccio aggiungi, dopodiché salvo e procedi, in modo che cristallizzo queste richieste che sto facendo, e faccio salvo e procedi. Laddove un documento è obbligatorio, vuol dire che se nell'ambito della procedura di risposta il fornitore non me lo caricherà, non sarà possibile poi andare avanti. Andiamo a vedere la parte, il cuore poi di quello che è interessante oggi, cioè vedere la parte 2 e la parte 3. Qui ovviamente mettiamo, visto che abbiamo impostato a economicamente più vantaggiosa, dobbiamo impostare il punteggio tecnico massimo e il punteggio economico massimo, vale a dire quale sarà il peso tecnico, il peso massimo su base 100 complessivo delle offerte che mi daranno i fornitori. Se fossimo stati a prezzo più basso, quindi valutando solo l'aspetto economico, qui non avrei avuto niente, avrei avuto solamente la denominazione, l'eventuale indicazione del codice identificativo di gara, il codice unico di progetto, che non sono obbligatori per la piattaforma, ma ovviamente per la normativa, per la tracciabilità dei dati finanziari, assolutamente sì, quindi lo dovrete poi fornire all'aggiudicatario. Una volta impostate queste informazioni, possiamo andare avanti. Nel prezzo più basso abbiamo detto che non ci sono. Per quanto riguarda le formule, potete trovare tutto in un'apposita guida. A questo punto abbiamo la possibilità, come abbiamo visto prima, di allegare documenti e di richiedere documenti. Prima di andare a vedere queste parti, vado direttamente al punto 3 per far vedere le schede tecniche, perché qui c'è la differenza di utilizzo delle varie schede tecniche. Andiamo a vedere nel dettaglio le schede tecniche. Iniziamo con tavoli allievi, perché questa è la scheda tecnica specifica di prodotto, quindi avremo un analogo nel caso avessimo preso una scheda tecnica specifica di servizio. Non esiste una cosa del genere per quanto riguarda i lavori. Se noi andiamo in modifica, vediamo il dettaglio della scheda, ed è da qua che noi possiamo esprimere esattamente la specificità di quello che vogliamo. Come potete vedere, qui c'è un dettaglio spinto, nel senso che noi è da qua che specifichiamo le caratteristiche del prodotto che vogliamo acquistare dai fornitori, le specifiche del prodotto per cui vogliamo offerta. Tutte queste informazioni che abbiamo qua le possiamo, avete come riferimento il capitolato tecnico, quindi il dettaglio, se avete dei dubbi su quello che c'è scritto, lo trovate nel capitolato tecnico, ma lo potete modificare. Potete assolutamente mettere una tendina sul paese di produzione, cioè potete modificare qualsuno di questi elementi, volendo anche eliminarli per inserirne altri, ok? Per esempio, colore piano, non ci piace come è stato strutturato, eliminiamo qualche cosa e lo reinseriamo. Così vi faccio vedere anche velocemente come si può costruire questi campi, che sono i campi che vedrà il fornitore attraverso cui dovrà rispondere. Per esempio, colore piano è una caratteristica di tipo tecnico. Questo perché? Perché potremmo impostarne anche una di tipo economico. Un esempio pratico sono i costi della manodopera per i servizi, potremmo essere necessario inserirli. Quindi mettiamo, in questo caso però è tecnico. Il formato, dal formato noi abbiamo la possibilità di impostare questo campo qua, cioè le regole di imputazione dell'informazione nel campo valore che si troverà di fronte il fornitore. Quindi qui avremo l'incrocio fra le regole di ammissione, che fra poco vi farò vedere, e il formato. Per il colore del piano adesso metterò un formato testo, posso decidere se il campo dovrà essere obbligatorio o meno per il fornitore. Le regole di ammissione sono le più varie per consentirvi di gestire al meglio la cosa. Valori compresi tra, immaginate il peso di un tavolo che deve essere fra 2 e 10 kg, nessuna regola se vogliamo un campo libero, sempre immaginate per un computer un valore minimo ammesso di 2 giga di RAM, un valore massimo invece di peso del complessivo di un notebook a 2 kg,
valore unico ammesso, se fa conto dobbiamo impostare che deve essere necessariamente in acquisto, valore suggerito per esempio per una marca. Nell'esempio che vogliamo fare qua sul colore possiamo mettere una lista di scelte, quindi il colore può essere marrone, il separatore è sempre il punto e virgola, bianco, e poi possiamo mettere un giallo, tanto per mettere qualcosa come esempio, e facciamo aggiungi. Ora, essendo una, abbiamo quindi immaginate di aver completato il nostro requisito, in questo caso specificando quello che volevamo, facciamo salve e procedi. Quindi però vuol dire che ogni caratteristica che per noi è importante la dobbiamo inserire qua dentro. Detto questo, se fossimo stati al prezzo più basso, avevamo fatto, finito qua con la nostra scheda tecnica. Essendo ad offerta economicamente più vantaggiosa, il sistema, come vedete, ci consente di assegnare dei punteggi tecnici, quelli che classicamente chiamiamo tabellari. Come si fa? Banalmente, a fianco all'elemento che vogliamo valorizzare con un punteggio, se ci viene fornito dal fornitore, abbiamo una freccetta, clicchiamo sulla freccetta, abbiamo la possibilità, in corrispondenza dell'opzione che si può scegliere, di inserire un punteggio. Ovviamente, se la variabile è il colore, a ciascuna possibilità di scelta possiamo assegnare un punteggio diverso, in modo tale che ci sia un punteggio massimo per quella variabile e dei punteggi poi a scalare per quelle successive. Ovviamente abbiamo delle tipologie di assegnazione dei punteggi che sono abbastanza variabili per consentire anche a livello di progressione, volendo, quindi non solamente con le scelte, che è uno degli esempi più facili, di poter procedere, in modo da poter gestire a livello tabellare in maniera abbastanza agevole e pratica. Quando abbiamo finito di valorizzare tutte quante, quindi vi ho fatto questo esempio, vale un po' per tutti, visto il tempo che ci rimane, andiamo avanti. Vedete qui sotto, noi avevamo impostato i punteggi tecnici con 80 complessivi e 20 invece complessivi per la parte economica. Abbiamo impostato per una variabile 10 punti assegnati automaticamente dal sistema, quindi vuol dire che la commissione rimarrà ad assegnare 70 punti in base a che cosa? Alla documentazione, ai criteri di assegnazione dei punteggi tecnici. Ora, attenzione, abbiamo visto quindi che i tavoli per allievi, che è una scheda specifica, l'abbiamo dettagliata. Abbiamo espresso all'interno il dettaglio di che cosa vogliamo. Questo implica che la quantità dei prodotti, di questo prodotto, la dobbiamo indicare. Quante ne vogliamo di questi tavoli per allievi? Ne vogliamo 70. Lo dobbiamo inserire qua a livello di quantità. Ora io adesso salvo in questa schermata, anche se il sistema ogni volta che cambiamo la pagina sostanzialmente è strutturato in modo tale che vi salvi quello che avete fatto in modo da non perderlo. Ora, abbiamo quindi inserito la quantità direttamente fuori. In tutte le altre schede tecniche, quelle che battezzeremo scheda del RDO per fornitura a corpo o quelle dei lavori, invece la quantità sarà sempre 1. Questo indipendentemente da effettivamente dai beni o dai servizi che andremo a chiedere. Perché questo? Perché se noi entriamo nella scheda tecnica di riferimento, andiamo a vedere, ve le faccio vedere tutte e tre, sono minimali. Cioè, qui non andiamo a dettagliare niente. Vedete, servono esclusivamente per dare la possibilità al fornitore di indicare il prezzo. Vediamo anche quella di lavori. Quella di lavori avrà come elemento obbligatorio che riguarda l'ambito specifico i costi della manodopera, eccolo qua, però vedete c'è solo l'ambito di applicazione del prezzo. E la stessa cosa per i servizi. Ora, io vi ricordo che per i servizi in particolare siete voi che dovete sapere, perché ci sono dei servizi che non possiamo sapere a priori se vanno chiesti o meno i costi della manodopera, siete voi eventualmente che vi dovete ricordare di indicarli da una parte e chiederli dall'altra. Però, come vedete, la strutturazione delle schede di RDO per fornitura a corpo è sempre la stessa. Quindi non esprimiamo qui il nostro requisito come lo abbiamo espresso per il prodotto o il servizio specifico. Lo dobbiamo esprimere in un altro modo. Come lo esprimiamo? Banalmente, torniamo indietro, lo alleghiamo con un apposito documento. Dove lo alleghiamo? Qui, in allega documenti. Cioè, creiamo un documento. Capitolato d'oneri, capitolato tecnico, dettaglio tecnico della fornitura. Lo potete battezzare, ovviamente, come preferite.
L'importante, il concetto è che all'interno ci sia la descrizione dettagliata della vostra esigenza, che sia in questo modo conoscibile per quanto riguarda i fornitori, che ci sia il dettaglio dell'unità di misura per quello che state chiedendo e infine la quantità richiesta. È per questo che quindi là mettiamo uno, perché esattamente la quantità richiesta noi la esprimiamo all'interno del requisito, quindi in questo documento, e non all'interno della scheda tecnica. Ora, spiegato quindi che c'è una differenza di espressione del requisito nelle schede tecniche specifiche all'interno e quindi a video sul sistema al punto 3, invece nelle schede RDO, quindi per i bandi lavori e per i servizi, all'interno del punto 2 in allega documenti, quindi ritorniamo al discorso all'inizio che dipende sempre dalla scheda tecnica che abbiamo scelto, quindi parte dal capitolato tecnico, questa scelta che abbiamo fatto, che cosa abbiamo in richiesti documenti? Il sistema mi propone da una parte l'offerta economica, quindi che cosa vuol dire? Nell'offerta economica noi abbiamo, e non la possiamo neanche toccare, è il documento che verrà generato dal sistema, che il fornitore dovrà scaricare, firmare digitalmente, ricaricare, e rappresenterà la sua offerta ufficiale, cioè la sua manifestazione di volontà per quanto riguarda questa gara, per quanto riguarda l'offerta economica. Questa offerta tecnica che troviamo qua è la creazione automatica del sistema del dettaglio e delle risposte che il fornitore ha dato sulla scheda tecnica specifica, cioè quella per il banco dell'alunno. Noi invece, nel caso volessimo valutare altri elementi al di là della scheda tecnica, cioè quindi per tutto ciò che non è punteggio tabellare, per intenderci, e quindi per tutte quelle che sono le richieste che riguardano le schede di tecniche RDO per fornitura a corpo per i bandi lavori, quindi dobbiamo chiedere la documentazione di riscontro per poter valutare e quindi assegnare il punteggio tecnico. Quindi dobbiamo fare una richiesta ai fornitori. Come costruiamo questa richiesta per fargli caricare questo documento? In questa sezione, descrizione, dettaglio tecnico della fornitura, oppure risposta ai paragrafi, e gli mettete i paragrafi del capitolato tecnico, del capitolato d'oneri. Se volete potete caricargli direttamente un facsimile che avete creato, se vi è più semplice poi andare a controllare le risposte, questo dipende da voi, non è un problema. Quindi vedete, c'è ampia flessibilità quindi da parte del sistema per agevolarvi anche nella successiva verifica. Modalità di invio, necessariamente vi consigliamo telematica con firma digitale, perché con la firma digitale è certificata l'offerta tecnica che poi porterà un punteggio, in questo caso perché siamo un RDO, offerta economicamente più vantaggiosa, in base ovviamente alla valutazione che farà la commissione di gara. Sempre vi consigliamo invio congiunto da parte di operatori uniti, in questo caso mi verrebbe da dire è obbligatorio il documento, però ecco, sta sempre a voi selezionarlo. Il tipo di richiesta assolutamente tecnica, perché noi valutiamo un aspetto tecnico e quindi facciamo aggiungi. Ora, nel caso in cui volessimo un dettaglio anche economico della fornitura, perché per esempio nell'ambito dei servizi che stiamo chiedendo o dei prodotti che stiamo chiedendo nella scheda di RDO per fornitura a corpo, abbiamo una pluralità di tipologie di prodotti, una pluralità di tipologie di servizi, oppure nel bando lavori la manutenzione è articolata in diversi servizi di manutenzione all'interno della stessa OG, possiamo chiedere anche il dettaglio economico della fornitura. Valgono le stesse cose che abbiamo detto prima, quindi sempre telematico con firma digitale, obbligatorio. Ovviamente il tipo di richiesta deve essere necessariamente economica. Attenzione, noi andiamo sempre ad aggiudicare per la parte complessiva, non possiamo aggiudicare separatamente le cose che ci vengono offerte. Quindi il dettaglio economico della fornitura mi serve come elemento che mi può servire poi nella gestione del successivo contratto. Quello che vi dovete ricordare, ve lo diciamo in modo che possiate essere agevolati in fase di esame dell'offerta, è che siamo tutti esseri umani. L'impresa dovrà imputare a sistema da una parte
il prezzo complessivo e dall'altra fornirvi il prezzo di dettaglio dei singoli prodotti o singoli servizi. Se per un errore di imputazione la somma dei prodotti, il prezzo dei prodotti o dei servizi non è uguale alla somma non è uguale al prezzo complessivo inserito al sistema, ovviamente chi si trova a dover giudicare si trova un po' in ambasce, diciamo. Avere una soluzione in anticipo? In allega documenti o nell'ambito di un capitolato tecnico o nell'ambito delle regole dovete inserire quella che generalmente viene chiamata clausola di prevalenza. Una cosa che indichi, appunto, nel caso si avveri questa eventualità, quindi nel caso in cui la somma dei prodotti o dei servizi offerti non coincida con la somma imputata complessivamente come offerta a sistema, dovete dichiarare che voi come stazione appaltante prenderete in considerazione e indicate quello che volete. Non ci sono problemi, però dovete ricordarvi una cosa: il sistema non può leggere i singoli file caricati dai fornitori, quindi la graduatoria che vi stilerà alla fine sarà necessariamente su quello imputato al sistema. Se voi avete scelto come prevalente un'altra cosa, non ci sono problemi. Dall'area comunicazione che avete a disposizione sulla piattaforma avvertite i fornitori e gli comunicate la nuova graduatoria e lì finisce. Detto questo, abbiamo gli ultimi minuti per completare, per arrivare alla fine della predisposizione dell'RDO, diciamo, ma fondamentalmente abbiamo già impostato tutto il cuore, cioè quello dell'espressione del requisito. Qui abbiamo come riassunto, visto che siamo economicamente più vantaggiosa, la parte della parte dei punteggi, impostiamo l'importo dell'apparto oggetto dell'offerta, la differenza fra base d'asta e valore presunto è che con base d'asta il sistema bloccherà l'offerta dei fornitori, non gli consentirà di inserire una quantità economica superiore neanche di un centesimo, invece con valore presunto questo sarà possibile direttamente a sistema. Gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso invece non fanno parte dell'importo da ribassare, sono incomprimibili. Avete la facoltà o meno da inserirli, per il loro dettaglio vi rimando direttamente alla normativa vigente. Abbiamo la possibilità di indicare i dati di pagamento, quindi la parte della fatturazione, i dati di consegna, dati aliquoti di fatturazione. Una volta impostato tutto, facciamo procedere. Ora noi avremo la procedura, vediamo adesso, di invito dei fornitori. Abbiamo svariate categorie, quindi la troveremo molto articolata. Vi spiegherò appunto che è direttamente come è possibile utilizzarla. La parte qui sottostante serve sostanzialmente per poter scegliere puntualmente o per ragione sociale o per partita IVA un fornitore oppure prenderli da un elenco di fornitori preferiti che abbiamo precedentemente preimpostato. Che succede se cercando per ragione sociale o per partita IVA noi non troviamo un'impresa? Che se facciamo cerca e non la troviamo, vuol dire semplicemente che non è abilitata al momento della ricerca a nessun bando, categoria di riferimento dell'RDO. Al momento della ricerca, perché potrebbe essere stato abilitato precedentemente, è scaduta invece le dichiarazioni che ha rilasciato in fase di abilitazione. Se vogliamo selezionare, selezioniamo e facciamo aggiungi selezionati, li troviamo fra gli invitati dell'RDO. Altrimenti che possibilità abbiamo? Abbiamo una serie di filtri che dobbiamo fare in base alle categorie e bandi di riferimenti. Aprendo la tendina dobbiamo, se utilizziamo i filtri, almeno inserire un'area merceologica e lo possiamo fare per tutti i bandi categorie. Man mano, a seconda del bando categoria, avremo un elenco, quindi facendo filtra, avremo un elenco di fornitori che è possibile invitare. Ora, noi abbiamo due modalità. Allora, i filtri funzionano per specifica categoria di riferimento, quindi se abbiamo più categorie invitiamo sia quelli che abbiamo selezionato per arredi che per edili, eccetera, eccetera, e avremo sicuramente come filtri l'area merceologica, la sede di affari, che vuol dire dove andiamo a consegnare, e la sede legale, cioè la sede dell'impresa, più altri elementi che sono stati richiesti in fase di abilitazione per le varie categorie. Oltre ad aggiungere quelle che man mano filtriamo, possiamo sorteggiare. Sorteggiare vuol dire andare a dire al sistema, tra queste che tu mi hai estratto, che sono
3743, per favore tiramene fuori in base a un algoritmo particolare 20 e vi sorteggi. I dettagli sono in questo disclaimer e nelle guide. Una volta che abbiamo selezionato, possiamo fare aggiungi per metterli negli invitati oppure sorteggio, me li inviti, con quella procedura me li mette direttamente negli invitati. Una volta indicati quali sono quelli che vogliamo invitare, possiamo procedere. Automaticamente, ovviamente, se non abbiamo fatto l'invito dei fornitori perché abbiamo impostato un RDO aperta, non saltiamo direttamente questo passo e ci troviamo nell'ambito delle date dell'RDO. Che cosa dobbiamo impostare qua? Quattro date fondamentalmente. La prima, termine richiesta di chiarimenti, cioè in base a tutta la documentazione e gli elementi che noi abbiamo inserito, dobbiamo dare la possibilità ai fornitori di chiedere dei chiarimenti. Questa possibilità non è in eterno, loro hanno un'apposita funzionalità a sistema che noi possiamo far sparire a una determinata giorno ora che impostiamo. E quindi, per esempio, la impostiamo al 1 agosto a mezzogiorno. Successivamente a questa data possiamo impostare la data limite per la presentazione dell'offerta. È una puntualizzazione: se noi impostiamo questa data, impediamo a loro di proporre la domanda, ma se noi invece successivamente gli chiediamo qualcosa, ovviamente loro potranno rispondere sempre attraverso le funzionalità delle comunicazioni della singola iniziativa, cioè della singola RDO. Poi dobbiamo impostare la data limite stipula per la presentazione delle offerte, che deve essere sempre successiva al termine richiesta dei chiarimenti, quindi la andiamo a impostare anche qua mettendo data e ora. Dopodiché data limite stipula del contratto. Cos'è questa data limite? Praticamente entro quando rimane ferma l'offerta del fornitore, fino a quando è vincolato. Perché che cosa succede? Fino a questa data, se io stipulo come pubblica amministrazione entro questa data, ora il fornitore è vincolato alla sua offerta. Poi il sistema mi consentirà comunque di inviare il documento di stipula, ma attenzione che è solo discrezionalità del fornitore se mantenerla ferma o meno. Poi ho la possibilità di scegliere dalla data limite stipula del contratto o quanti giorni solari successivi per la consegna dei beni o la decorrenza dei servizi, o banalmente la data in cui devono partire o devono essere consegnati. Abbiamo sostanzialmente finito, perché l'ultimo step, allora, se io fossi stato un punto ordinante, qua ho il riassunto di tutto quanto e avrei avuto il tasto per la pubblicazione. Avendo io agito come punto istruttore, ho il riassunto di tutto e poi lo invio in approvazione al punto ordinante. Il punto ordinante riceve una notifica, può andare a rivedere il tutto e pubblicare. Ora, quello che il nostro obiettivo era farvi vedere come strutturare un RDO, quindi ve l'abbiamo fatto vedere per tutti i bandi. Vi faccio vedere dove trovare del materiale a supporto, da loggati e da non loggati, da supporto. In guide trovate delle apposite guide, se fate filtro tramite PA ovviamente un attimino più veloce anche per strumento, avete tutte le guide per l'impostazione dell'RDO piuttosto che la trattativa diretta. Allo stesso modo avete negli eventi e formazione la possibilità di registrarvi agli eventi formativi che noi man mano facciamo durante i vari mesi dell'anno e nei filmati vedere le registrazioni. E siamo arrivati sul pelo dell'orario, io vi ringrazio della partecipazione e vediamo se riesco a palesarmi, ok, senza l'ambito della, non so se, ecco, della, per salutarci un attimino senza proiettare direttamente. Vi ringraziamo della partecipazione e come portale acquisti in rete ovviamente siamo sempre a disposizione attraverso i consueti canali. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti quanti. Grazie, arrivederci.